Benvenuti al Nur Bar Club, 12ª edizione del premio Sette Colli. Anche quest'anno premeremo chi ha dato lustro alla nostra squadra ma anche alla città. Partiamo subito con l'avvocato Lucio Barletta, che quest'anno ha vinto già il premio internazionale professionalità Rocca d'Oro, premia Cosetta Turco. Arriverà Cosetta Turco. Intanto grazie. Tu tra il 2016 e il 2019 hai vinto tantissimi premi. Ecco Cosetta, ah, volevi l'applauso, volevi. Hai vinto tantissimi premi ovviamente per la tua professione, e ovviamente questo però è speciale, mi stavi dicendo. Sì, è speciale perché nella mia professione io mi occupo di fenomeni migratori da 30 anni, però non posso fare il tifoso, quindi sono costretto ad essere molto equilibrato. Invece per quanto riguarda questo premio mi tengo molto, perché insomma esce fuori tutta la mia passione romanista, che peraltro è iniziata in maniera molto traumatica, perché quando sono venuto a Roma la prima volta da Cosenza, avevo 15 anni e ero venuto a trovare una ragazzetta che avevo conosciuto al mare, una romana che avevo conosciuto al mare, e quando appena sono arrivato non sapevo che ci fosse il derby, non sapevo nemmeno cosa fosse il derby. Prendo l'autobus e quello mi dice: oh, se sei laziale non puoi salire. Io dico: io sono di Cosenza. Lui si è messo a ridere, vabbè sali, ho capito, ma... Quindi è stato proprio il primo approccio con Demi, che è stato abbastanza traumatico, e poi è nata la passione che ancora ci sta. Cosetta, attrice, ballerina e imprenditrice adesso, perché hai appena aperto da un anno una scuola d'inglese. Sì, esatto, insomma mi do da fare in tanti modi, mi piace dedicarmi a tante cose, ma soprattutto essere qui per l'ennesimo anno consecutivo, insomma la mia presenza a questo evento ormai da anni. Grazie dell'invito, Fabrizio Pacifici, consegno il premio a Lucio Barletta, il premio Eccellenza Romana. Complimenti!